Cosa devo fare? Vuoi leggere qualcos'altro? Ti posso chiedere? Chiedi, chiedi, parla tu. La tua poesia è sempre collocata nello spazio e nel tempo. Spesso in ogni tuo testo dici dove si è e in quale tempo si è. Ci parli dei luoghi della tua poesia? Ma i luoghi possono essere tutti poetici. E mio padre e mia madre si erano incontrati in treno nel 1922 e avevano cominciato a litigare su leopardi. Avevano delle idee completamente divergenti su questo argomento. E mio padre, che era stato condannato al Tribunale Speciale nel 27, trovava la poesia perfino in galera e scriveva a mia madre delle lettere, aveva il permesso di scriverle una lettera alla settimana. Per me la poesia è stata soprattutto un paesaggio, il paesaggio degli Appennini e il castagneto, gli alberi di castagno. Questi alberi sono contorti, nodosi. Le Alpi, vi dico la verità, non mi dicono niente, ma invece gli Appennini e gli alberi di castagno mi dicono molto. Allora leggo questo castagneto. Mi arrampicavo per il tronco cavo, di lì gridando ai compagni avvistavo nemici inesistenti. Un fulmine lo aveva non divelto, ma spaccato a metà, da cima a fondo. Le metà separate germogliavano, un albero e due vite, folti rami. Provvidenziale fulmine, sovrani i due tronchi regali. Il castagneto era fatato, ma non lo sapevamo. Un giorno lo cercai, ma era scomparso, e gli amici di allora, fatti grandi nella città, dispersi. Ma cos'era accaduto? Questo. I ragazzi della compagnia erano adulti ormai e io invece, fatta di un'altra specie, ero ferma ai romanzi d'avventure, alle vite non mie, vite inventate, alle sognate società segrete. Amavo Andrei Bolkonski, Gösta Berling, eroi lontani nel tempo e nello spazio. Lo strazio romanzesco era il mio pane, sognavo d'altri lidi, e soltanto più tardi lo trovai e compresi davvero quell'amaro, prezioso nutrimento, lo splendore del vero. Parliamo anche però di tempo futuro nella tua poesia. Il tempo è protagonista, ma a volte, in alcuni testi, è anche un tempo futuro. Non so, mi sembra che il passato sia più frequente e forse è lo stesso gesto di ricordare una poesia. Adesso vorrei leggere un testo che si chiama Ero io? Punto interrogativo. Tanti incontri, amori, ardori, poi stopiti, inceneriti, ricoperti da uno strato mai pulito o lucidato della polvere d'oblio. Ero io? Non ero io? Impensabile, impossibile, invisibile passato. Quel che è stato più non è. Pochi volti ora rimasti, netti, vividi ricordi. Non ricordi, ma presenze mai sopite, buoni accordi. Basta così. Ci leggi Zoe? Chiudiamo. Eh? L'ultima? Quella su Zoe il futuro? Non voglio di leggere. Va bene. Siccome abbiamo sentito Edith Piaf, io avevo il terrore perché ho detto qui adesso mi tocca leggere dopo Edith Piaf, che è, insomma, un po' dura. Però ho avuto una zia che cantava sempre delle canzonette e naturalmente cioè mi ha influenzato questa zia,
anche perché inventava delle rime, poi scriveva degli elenchi lunghissimi, insultanti al femminile rivolti a sua sorella. Era un personaggio molto particolare. Allora, questa è una poesia molto, molto recente, si chiama Il tango della zia. Allora, il tango è Caminito, che era il suo cavallo di battaglia, aveva perfino una fotografia con uno scialle con le frange e questi atteggiamenti tipo Lida Borelli, eccetera. Allora, i primi due versi, e poi anche quei primi due versi della seconda strofa, sono citazioni alla traduzione italiana del Caminito, così come la cantava mia zia. Mi lasciò così, senza dir perché, cantava la Fedora. Di certo aveva amato un uomo misterioso che poi era fuggito. Se l'amor fuggì, che sarà di me? Pure se la cavava molto bene, la storia vera non la raccontava. Tuttavia mi diceva di lui, non si capiva quel che voleva. Cantava con un'aria di sfida e sprezzatura, ed era la canzone la sua vera avventura. Grazie. Grazie.